anche in questa relazione qua, in realtà poi noi parliamo di stigma anche quando non ne parliamo. Ogni volta che Popper sosteneva che ogni affermazione categorica che non potesse, che non contenesse gli elementi della sua negazione era di fatto dava luogo a un risultato stigmatizzante, perché blocca l'avanzamento della cultura, blocca la conoscenza. Da ieri abbiamo sentito nominare diverse volte il DSM-5, che non è quinto ma è 5, ed è una scelta, abbiamo visto perché, proprio perché si prevede una serie di riedizioni. Io nei confronti del sistema DSM, nel mio piccolo, parlo in termini molto modesti, relativamente alla mia persona, nei confronti di questo sistema sono molto ambivalente, ma molto ambivalente. Molto ambivalente perché dico, da una parte fortuna che c'è, che c'è una continua elaborazione, una continua ricerca, una continua volontà per definire sempre meglio l'ambito del patologico. Però mi ricordo una vecchia frase greca che diceva mega biblion, mega cacchion. Più i libri sono grandi e precisi e accurati, peggio è. E questo mi terrorizza. Credo che così, forse stupidamente, romanticamente, credo che lo psichiatra assomigli più alla Sibilla Cumana che non a una persona che possa definire per scritto gli oracoli. La Sibilla Cumana scriveva sulle foglie perché poi si perdessero rapidamente. Stiamo assistendo in questo periodo al fatto che tanti saperi convergono. Abbiamo scoperto che non siamo figli, non siamo esattamente figli del genotipo. Abbiamo riscoperto che siamo anche figli di nostra mamma, che è una grande scoperta. E che nostra mamma, no, ha epigeneticamente in mano le chiavi del nostro futuro. Stiamo riscoprendo quanto aveva ragione la Klein, quanto aveva ragione Freud. Stiamo riscoprendo un sacco di roba in termini di maggiore evidenza, e questo è molto importante. Questo sicuramente è l'aspetto positivo. L'aspetto così che mi lascia perplesso è nel DSM-5 c'è scritto: questo è un manuale diagnostico che deve essere usato con cautela nell'ambito della medicina legale. Con cautela, perché comunque il criterio clinico deve comunque prevalere, no? Che poi lo ridice nel libro ogni tanto, che il criterio clinico comunque deve prevalere, che è appunto un po' una contraddizione rispetto a quello dell'obiettivazione. In realtà poi questo manuale è infarcito di un atteggiamento medico, scusatemi la parola, sto per dire legalistico, non che voglio parlare male della psichiatria forense o della medicina legale, per carità, ma perché è così preciso e accurato nel definire in termini trasversali, in termini trasversali, in termini sincronici, quello che è un vissuto umano, che è dinamico per definizione. Il fatto stesso che noi abbiamo a che fare col fenotipo e non col genotipo, che ci dice? Ci dice che noi abbiamo a che fare con un qualche cosa che è in continuo cambiamento. Cambiamento non vuol dire mica evoluzione, vuol dire involuzione. Cambiamento. Non si può fissare. Quando noi fissiamo la sindrome, no? In senso, che cosa appare oggi o in questa settimana di conversazioni col paziente, che cosa appare di, che cosa possiamo dire? Allora possiamo dire ABCD, confrontiamo e diciamo abbiamo la diagnosi. La diagnosi è un momento sintetico, no? La diagnosi serve
in termini sintetici, a ridurre la varianza di un fenomeno. Quindi la diagnosi di un fenomeno che si presume sia quel fenomeno. Io scrivo la legge della caduta della, e quel fenomeno si ripete costantemente. La cosa più difficile per me, ma come avete sentito già oggi, insomma, non è solo per me, da digerire, è questa diagnosi di depressione maggiore. La trovo difficile da digerire perché è un'istantanea di un disturbo, che fa parte dell'affettività, i cui tanti disturbi sono tutti disturbi definiti in senso diacronico. Le diagnosi che riguardano l'affettività sono diagnosi nosodromiche. Quando tu fissi quella persona in quel momento ipomaniacale, non hai detto nulla. Quella sua istantanea ipomaniacalità può essere 100 cose. L'atteggiamento, la diagnosi sindromica, anche costruita con tutti e 9 i criteri della, che sono sempre gli stessi, tra l'altro, la depressione maggiore, molto contraddittori fra di loro, fissa quel momento. E poi? Qual è la prognosi? Fatta una diagnosi di depressione maggiore, quella persona lì, da lì a 3 mesi, che cosa presupponiamo che possa diventare, se non sappiamo qual è l'ambito in cui lui sta, ella sta, no? Depressione, come momento esistenziale. Depressione come facente parte di un circolo bipolare, adesso arrivo rapidamente a quello che dovrei dire. Depressione come incidente o come accidents o come invece elemento costitutivo. Con questa diagnosi noi non possiamo fare prognosi. Se non facciamo prognosi, noi non possiamo fare cura. Perché se io curo nella stessa maniera la depressione inserita in un disturbo bipolare, come vedremo fra un po', e la depressione invece, seppur esiste, avulsa dal ciclo, io in certi casi faccio una buona cura, in altri casi faccio un intervento iatrogeno. L'abbiamo sentito prima Giulio, no? Se io metto sullo stesso piano la depressione inibita e la depressione agitata, e alla depressione agitata do il farmaco serotoninergico, faccio un macello. È ovvio. Perché? Perché questo grosso, arrivo al punto, questa grande diagnosi, depressione maggiore, che come tutte le diagnosi dovrebbe ridurre la varianza, è invece overwhelming. Va oltre. Vi voglio fare un esempio banale. Fate la diagnosi di depressione maggiore e dice il manuale che per fare diagnosi, fatto salvo il primo o il secondo criterio, bastano 5 segni. Adesso fare ripensare, ci vogliono 5 items dei 9. Adesso andate a vedere nella vostra esperienza quante persone ne avete trovati con 5 items e non ve ne verrà in mente nessuno se erano vere depressioni. Fate un altro tipo di discorso. Raggruppate, allora questa è una diagnosi basata su una matematica di tipo insiemistico, andate a fare i sottinsieme, cioè raggruppate su base 5 o su base 6 o su base 7 o su base 8 tutte le varie sindromi che fanno capo a questa depressione maggiore, troverete una cosa incredibile, che la maggior parte delle sindromi ipotetiche non sono reali, non le ha mai viste nessuno. Nel senso che poi questa malattia di cui parliamo, o di questo episodio di malattia di cui io vorrei parlare, in realtà ha una sua compattezza, ha una sua caratterizzazione sindromica che è molto difficile da non riconoscere.
Quando noi diciamo la depressione maggiore rappresenta un continuum fra la normalità, la demoralizzazione, per me no, non c'è nessun continuum, questa è una malattia, credo fortemente che sia una malattia. Non c'è nessuna continuità né nel paziente né nell'innumerevole modo in cui questa malattia può presentarsi. Se anche diciamo che c'è un'unicità in questa malattia, e io vorrei dire così, ma l'unicità è rispetto al disturbo dell'organizzazione affettiva di questa persona, è molto più particolare il tipo di problema, sicuramente può presentarsi in tante sindromi diverse. Ma presentandosi in tante sindromi diverse, deve essere curata per come si presenta e non sulla base del contenitore teorico a cui essa sindrome può appartenere. Per cui se c'è il disturbo del sonno è un discorso, se c'è l'agitazione è un discorso, se c'è l'inibizione è un discorso, considerando che lo stesso paziente o la stessa paziente nell'arco della sua vita può presentare, come ci ricorda spessissimo Giulio Peruggi, può presentare tantissime forme e tantissime sindromi. E che se è vero che, visto e considerato che 20 anni fa sono stato curato con l'anafranil bene, mi ritorna la depressione, è bene che riprenda l'anafranil, è vero fino a un certo punto, perché bisogna vedere che cosa ho e come sto. L'uso malvagio del DSM porta a dei sillogismi che in psichiatria sono uguali, hanno lo stesso significato in psichiatria dappertutto, ma in psichiatria particolare, di stigma. No? Sillogismo, tu bestemmi, sei cattivo, quindi pazzo sei cattivo e quindi ti metto in un manicomio e ti leggo. Ti leggo, mi prende uno shock da vagale, no? Mi leggo, mi fa male, shock vagale, boom, mi passa quell'eccitazione. Vedi, è veramente un problema morale e faccio bene a darti un sacco di botte. È sempre così. Se noi lavoriamo sulla sindrome, lavoriamo sul pregiudizio, invece che lavorare sulla persona e sulla sua continuità e su quello che riusciamo a fare insieme, noi facciamo stigma. La ragione, mi piacerebbe che tutte le persone che si interessano qua dei disturbi cosiddetti bipolari, perché anche sulla parola bipolare non sono d'accordo, quindi ho delle difficoltà poi a esprimermi, parlassimo di questa cosa curiosa che questi disturbi e l'affettività, praticamente la cosa che sicuramente scompare per prima o non c'è più è l'intervallo libero, che prima era un elemento, adesso non ci sono più gli intervalli liberi. Mi piacerebbe parlarne, anche perché questa mancanza degli intervalli liberi è molto in relazione alle abitudini di vita e a questa addiction. È bellissimo quella riferimento al fatto che esiste proprio l'addiction a una certa determinata età, mi ricorda una presentazione di Alfonso quando ci diceva che i macachi o non so quali scimmie cadono dagli alberi soprattutto nella pubertà, proprio perché lo prendeva come esempio per dire in certa età, no? È evidente che l'evoluzione ha la sua importanza. Ora praticamente che cosa sta succedendo? Che dopo il boom, vediamo se riesco a far vedere una diapositiva, boom, non le leggete perché sono noioso, dopo il boom che abbiamo avuto e la fortuna che abbiamo avuto, perché ricordiamoci sempre che le grandi scoperte farmacologiche fino adesso, forse fra un po' non sarà più così, quando appunto grazie ai dettami della medicina personalizzata, di cui fra un po' sentiremo la relazione, avremo altri farmaci, indubbiamente tutti i grandi i farmaci che noi abbiamo avuto sono stati scoperti per serendipiti, cioè per fortuna,
con un occhio, quello del ricercatore, che ha capito qualche cosa. Fondamentalmente noi non siamo ancora fuori dai paradigmi del 50, degli anni 50 e degli anni 60. C'è stata una produzione di farmaci antidepressivi notevolissima. Io non sono d'accordo manco sul fatto di chiamarli farmaci antidepressivi, tantomeno di considerarli una classe. Quindi, a parte il fatto che parlerei per 4 ore di seguito, che mi annoierei da morire, poi non sarebbe giusto e possibile, ma ci sarebbe tanto da riflettere. Mi viene in mente quello che diceva prima Giulio, la persona ipomaniacale che ha l'attacco di panico, si presenta angosciata dall'attacco di panico, e ce la diamo la paroxetina, e che lui sta, poi ci viene a ringraziare perché finalmente gli abbiamo restituito che cosa? La sua ipomania moltiplicata di un po'. Abbiamo usato più un meccanismo di addiction che un meccanismo antidepressivo, ma comunque ci sarebbe tanto da discutere. Allora, i paradigmi sono fermi, c'è una intenzione, ci sono delle intenzioni che non si sono ancora tradotte in nuove realtà, e che riguardano, per esempio, il fatto che un farmaco possa agire comunque in maniera abbastanza uguale su tutte le amine biologiche, tipo i MAO, tipo cocaina, tipo i MAO. Non dobbiamo aver paura delle parole e delle cose. Se noi fossimo riusciti, e forse ci riusciremmo, a capire come funziona il tetraidrocannabinolo bene, e fossimo riusciti a, che ne so, miscelarlo in qualche maniera o domarlo in qualche maniera, forse avremmo un farmaco. Ma noi non possiamo fare ricerca sul tetraidrocannabinolo. Il nostro comitato etico ci ha vietato di fare le risonanze magnetiche di una persona volontariamente sotto tetraidrocannabinolo, per cui non sappiamo, non so se poi i programmi a Washington, là dove si può ciò che si vuole, ma manco lì credo, ma non possiamo fare, non possiamo conoscere. Adesso ci sono dei protocolli che stanno studiando le destroanfetamine, sia nell'ambito della depressione, sia nell'ambito dell'autismo, sia infantile che adulto. Ci vuole coraggio a fare queste cose, e soprattutto non ci vuole pregiudizio, perché di fatto il fatto stesso che noi non riusciamo assolutamente a combattere il mondo dell'addiction è moltissimo legato al pregiudizio. È moltissimo legato al fatto che comunque si costruiscono delle mura, non manicomiali, ma delle mura culturali, al di là del quale, o al dentro, abbiamo visto che la fotografia terrificante ci ha fatto vedere, che abbiamo visto prima, di quei ragazzi che vanno nel luogo dove ognuno sta per conto suo, l'isolamento, ma stanno lì ci vanno per un pregiudizio. Gli ultimi trials degli ultimi farmaci che sono stati prodotti non sono andati bene. Perché non sono andati bene? Prima, perché abbiamo i pazienti molto selezionati, molto cose, c'era moltissimo, proprio perché la diagnosi è overwhelming, moltissimo perché vanno a finirci dentro questa diagnosi, i criteri del DSM non sono sintomi. Ognuna è una diagnosi, no? Questo ha un disturbo della concentrazione. Come fai a dire che quello ha un disturbo della concentrazione? Dice, sai, non mi concentro male, ha il disturbo della concentrazione, mica è così. Come sta? Sono molto ansioso. Ah, è molto ansioso. Che vuol dire? Vuol dire che c'ha molta paura, no? Uno quando ha l'ansia ha molta paura. Dice no, è che sento una cosa dentro, e scopri che quella invece è una famosa agitazione. È un'altra cosa.
Voi pensate a quale disastro, un ultimo tentativo che non è stato pubblicato, hanno rifatto delle prove, è venuto fuori in questo tentativo, uno pubblicato l'altro no, in una corte, che il placebo ha funzionato al 55%. Come era stata selezionata quella? Io se prendo 100 pazienti che curiamo noi, non ce n'è nemmeno uno che risponde al placebo. Non ce n'è nemmeno uno. E quando dobbiamo fare i trial e dobbiamo dare il placebo, molto spesso la situazione si interrompe perché non è sostenibile. Com'è possibile che vengano fuori 55% di risposta positiva al placebo? C'è un difetto da qualche parte. Il campione qualche cosa non lo so adesso, perché voglio dire, magari, che ne so, in Ucraina o che ne so, nell'Azerbaigian, che ne so, può darsi che i depressi sono diversi, o può darsi che i criteri sono diversi, oppure sono un po' troppo inclusivi, non lo so. I trial certamente hanno bisogno di una revisione, non nel senso di quello che vogliono le grandi agenzie di controllo sulla farmacologia, perché ovviamente lì ci troviamo a che fare con persone che vedono protocolli. Chi sta all'EMEA non è che ha mai visto un paziente psichiatrico in vita sua, non è mai stato in un servizio, no? Quindi fa un protocollo, esiste questa malattia? Dice, qual è la malattia che esiste? La depressione maggiore. Benissimo, lo dicono i manuali, esiste questa malattia. Datemi le prove che prove ti do se io nello stesso campione ci va a finire veramente la persona demoralizzata, una persona gravissimamente inibita, quasi catatonica. E la stragrande maggioranza, che come dice giustissimamente Giulio, in realtà sono stati misti, per cui effettivamente stanno meglio col placebo che con un qualsiasi farmaco stimolante. Allora, le ragioni principali per cui non abbiamo farmaci nuovi sono una, che stanno cominciando a cambiare i paradigmi. Sulla base degli studi sulla neuroplasticità, dell'importanza dei neuropeptidi, questa è un qualche cosa su cui stanno lavorando tanto, la famosa sostanza P, sarebbe questi gli antagonisti del CRF, eccetera. Stanno lavorando tanto su questo perché cominciano a cambiare i paradigmi, ma cominciano anche ad avere difficoltà a riportare questo dalla fase 1 alla fase 3, perché nella fase 3 si scontrano con la diagnosi e la diagnosi non li sostiene. Con diagnosi così aperte e con casi così leggeri, è chiaro che ci possa andare in mezzo persone che non hanno né la depressione endogena e nemmeno la depressione reattiva, e faccio apposta a dire queste due cose perché comunque erano quadri, o sono quadri, che hanno un senso. Voglio far vedere una cosina, ecco, questa era una cosa di epigenetica. Rispetto alla distribuzione, ecco la separazione, no? Questo dovrebbe essere un modello per dire, guarda che combina la separazione, no? L'abbandono, la separazione noi lo chiamiamo l'abbandono. Non solo c'è questo, cioè che cambia la distribuzione dei recettori. Questa roba qua sta ridando senso al trauma, no? Come diceva ieri il professor Siracusano, che ripropone da anni l'importanza del trauma, l'importanza dell'evento, l'importanza dell'adattamento, l'importanza del fatto che noi siamo fenotipi. Quando finisce l'epigenetica? Come finisce? Come si modifica il learning? Abbiamo visto, no? Il learning dipende dai sistemi dopaminergici. Io per imparare ho bisogno di questa roba. Il learning è la base di tutto. Se imparo che il piacere è nella cocaina, io cerco la cocaina. Mi si forma la cocaina in testa.
e se mi danno i soldi manco godo. Ma la cosa più brutta è questa, è che se si crea sto complesso, praticamente, vedete, ci sono quelle sostanze che aiutano a sbloccare la situazione e un farmaco tradizionale invece non fa nulla. Questi sono i nuovi paradigmi, questi sono anche i paradigmi che spiegano perché quando andiamo a parlare con un paziente noi dobbiamo essere ben preparati sul piano psicoterapeutico e sul piano relazionale, perché le nostre parole non sono affatto indifferenti rispetto a quello che succede. Cioè tutto quello che succede grazie alla neuroplasticità ha un effetto plastico, patoplastico o plastico nel senso del miglioramento della condizione. È una cosa enorme, è tipo il bosone, questa è una scoperta incredibile. Possiamo fare tantissime cose e possiamo capire perché anche abbiamo fatto tante schifezze. E possiamo pure capire che potremmo continuarle a fare se siamo dogmatici nel dire che una malattia nostra può essere curata tramite una prescrizione. Le prescrizioni da noi non curano nulla. Se si cura qualche cosa è per gestione, è per osservazione nel tempo, è proprio cambia. Noi psichiatri, che siamo praticamente, mo sto per dire una cosa terribile, quasi gli ultimi medici rimasti, noi non possiamo fare a meno della clinica, non possiamo fare a meno del contatto, anche con questa roba non ci capiamo niente, ma sicuramente non ne possiamo fare a meno, non possiamo fare a meno di mettere le mani in senso metaforico sul paziente insieme al paziente per andare avanti, perché le nostre malattie sono tutte legate alla vita. Va bene? Le nostre malattie sono genetiche, epigenetiche e legate alla vita. Data che la vita è un flusso, le nostre malattie sono un flusso. E su questo dobbiamo intervenire. Ho quasi risparmiato tutte le cose tremende. Un caso particolare. Sempre nell'ottica che io prescrivo sulla base di una ricostruzione della sindrome di quella persona là. Questo è un caso emblematico. O hanno sbagliato tutti i trials di questa sostanza, o nonostante l'originalità, praticamente nella prescrizione le cose più nuove sono queste, questa è quella che farò vedere dopo, o hanno sbagliato completamente i trials, o c'è qualcosa che non è andata bene nel rapporto fra la casa produttrice e la nostra agenzia per il farmaco, perché non si capisce perché questo farmaco sia rimasto escluso dalla prescrizione del sistema sanitario nazionale, nonostante due cose. Una, la validità dei test, sempre facendo riferimento al fatto che è vero, grazie ai test è stata immessa in commercio pure la reboxetina, che poi insomma ha lasciato piuttosto, no, un po' di amaro in bocca, o comunque più che a donna non si può fare, quindi tutto è possibile. Ma certamente questa, che è una sostanza che va a inserirsi in un meccanismo che è quella del ciclo, del ritmo circadiano della depressione, questa sarebbe una novità, no? Perché la cosa è questa, nessuna medicina nostra lavora sulla malattia, non esiste nessuna medicina nosolitica, anche perché da dove le nostre diagnosi sono diagnosi dovute ad accordi, sono diagnosi razionali, non abbiamo riscontri, non potrebbe essere, non esistono farmaci nosolitici, esistono farmaci che creano certe determinate condizioni per cui, cioè voglio dire, se nel meccanismo della cascata che porta al fatto che certe stimolazioni della membrana postsinaptica tramite il CIFOS e compagnia cantante diano luogo
a certe determinate situazioni, se non ci fosse già questo meccanismo assolutamente oliato e perfetto, perché è un meccanismo esistenziale, noi potremmo inserire quello che ci pare e non succede assolutamente nulla, come fra l'altro effettivamente in certi casi non succede nulla. Questo sarebbero le depressioni difficili o resistenti o comunque quelle che, problematizzanti. Certamente, ma meccanismi come questo, cioè forse ti sbagli, lo prendi a mezzanotte i recettori alla melatonina si chiudono, no? I recettori alla melatonina sono come le belle di notte, si aprono e si chiudono, fanno a orario, perché dato che quello fa parte di un meccanismo circadiano, si aprono e certamente se lo prendi troppo presto, lo prendi troppo tardi, questo farmaco non lo vedi. E comunque ha subito, insomma, subisce un certo stigma questa prescrizione, ovviamente perché costa cara, insomma, certamente ci stanno dei problemi. Noi non riusciamo a capire qual è il problema all'AIFA, adesso mi sono ricordato come si chiama l'agenzia, perché era troppo caro, qualche altra cosa è stato accettato. È la stessa storia che è successa con i serotoninergici, non so chi se lo ricorda, entrano i serotoninergici, campioni, no? Ci dovevamo arrampicare sugli specchi che si vedeva chiaramente, però c'era una resistenza terrificante. Io non ho capito perché nei confronti dei farmaci che si usano per le malattie mentali, perché se c'è ancora qualcuno che dice che non esiste la malattia mentale, mi dispiace, sta in errore, esistono le malattie mentali, perché nei confronti di questi farmaci ci sia tanta difficoltà. Il piano terapeutico per la prescrizione degli antipsicotici, l'AIFA lo leva, la Regione Lazio l'ha fatto rientrare dalla porta di servizio per tutela del paziente, quel fogliaccio stigmatizzante, vergognoso. Io voglio il piano terapeutico per i farmaci biologici che si usano nell'artrite reumatoide, voglio pure il piano terapeutico per i farmaci oncologici, molti dei quali non servono a nulla. La stragrande maggioranza dei farmaci biologici per l'artrite reumatoide non ha dimostrato questa grande miglioria rispetto all'aspirinetta. Quando vado a fare le discussioni budget, giuro che finisco con questa polemica, quando vado a fare le discussioni budget e quello mi dice: sa professore, lei per i farmaci suoi non può spendere più di 125.000 euro là, lo so perché ho fatto la settimana scorsa, dico: ma scusa direttore, ma tu per i farmaci a lungo long acting, che sarebbero quelli che alzano la spesa, io con questi farmaci ho diminuito del 90% il revolving doors. Cioè 9 pazienti su 10 che venivano al mio reparto non ci vengono più da anni, perché fanno l'iniezione mensile con questi qui, con i farmaci di seconda generazione. Quanto hai risparmiato, Stato, per questo? A me mi fanno una cosa e dall'altra parte spendono 7 milioni per determinati farmaci che forse non servono, come i nostri che sono dei salvavita. Perché noi con i nostri farmaci salviamo la vita dei nostri pazienti e forse anche in certi casi purtroppo la vita di altra gente. Quindi perché questo farmaco sia rimasto un po' in periferia nella nostra prescrizione, ovviamente è un farmaco che costa 60-70 euro, noi a chi lo diamo? Lo diamo alle depressioni, purtroppo lo diamo alle depressioni difficili, dove hanno già fallito tutti, e forse questo è l'errore, lo dovremmo dare invece alle persone che più ne hanno bisogno. Faccio una chiosa, in questo momento, proprio per il momento culturale che stiamo attraversando, non c'è un ragazzo o una ragazza o un uomo e una donna che non abbia il problema dell'addormentamento. Va bene? Ora, dato che il sonno di quarto tipo, noi dopo, che sarebbe quello che serve più o meno per guarire, no? L'antistress, sta roba qui, noi dopo una certa ora di notte non lo produciamo più, se non rimettiamo a posto il meccanismo sonno-veglia, noi non guariamo nessuno. Quando gli inglesi, no, che c'erano lo spleen, i nobili inglesi c'erano lo spleen perché stavano sempre di notte in giro, facevano bagordi, cose, poi a un certo punto boom, andavano in depressione, la chiamavano spleen, quelli che facevano, prendevano, li mettevano su una nave nel Mediterraneo e gli facevano fare la crociera di 2 mesi nel Mediterraneo. Perché guarivano? Innanzitutto perché stavano al mare, secondo perché la durata del giorno e della notte è un po' più vicina, e terzo perché dato che non c'era la luce, quando veniva la sera
ti toccava dormire per forza. Scusate se sono passato un po' al vernacolo romanesco, ma rende un po' meglio quello che penso. Allora, una riflessione su questo, che è una novità. Un'altra novità viene da questo, che era un discorso che facevamo prima. I psicostimolanti, che hanno già delle indicazioni in un disturbo che è molto collegato alla nostra patologia, che è il disturbo ADHD, e poi la quetapina, che effettivamente è un farmaco che a secondo dei dosaggi interviene in diversi scenari patologici. Questo lo accenno solo perché penso che poi sarà oggetto della relazione successiva. E così di seguito. Come vedete, i nomi, quelli sperimentali, sono tutti nomi un po' tosti, e sono nomi con cui dobbiamo fare un po' abitudine. È chiaro che anche le case farmaceutiche si stanno ritirando da questo campo, proprio per la difficoltà di riuscire a portare a termine con successo la produzione di una nuova medicina. Ma noi intanto speriamo che certamente con le nuove acquisizioni vengano fuori nuovi sistemi di cura e che possano affrontare poi il problema delle tante forme di depressioni resistenti o comunque non rispondenti. Ma intanto quello che abbiamo possiamo continuare a usarlo e a usarlo bene, perché la maggior parte dei farmaci che abbiamo a nostra disposizione, per fortuna, come abbiamo visto ieri nella diapositiva che ci presentava il professor Mai, ha un indice di successo terapeutico che non è secondo a nessun altro tipo di prescrizione farmacologica e nessun altro parte della medicina. Io mi sono dilungato, chiedo scusa e vi ringrazio per l'attenzione. Vedere te, mettiamo il caso che tu ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra di una perduta felicità. Se domani è sottolineo se te, avrei